Appello del soccorso alpino agli escursionisti, attenzione ai sentieri. A seguito della ripresa delle attività, la riaperta e visti i recenti interventi sulle montagne venete, invitiamo tutti i frequentatori a mantenere alta attenzione. E questo è l'appello del soccorso alpino veneto agli escursionisti. Poiché infatti a causa dell'emergenza Covid-19 durante i mesi passati non si è potuto provvedere alla normale manutenzione della rete sentieristica, molti itinerari risultano compromessi dalla caduta di piante e franamenti. Sopra i 2300 metri di quota inoltre nei versanti a nord c'è ancora molta neve e quindi indispensabile portare con sé l'opportuna attrezzatura. Non vanno sottovalutati nemmeno i brevi collatoi nevosi che si possono incontrare sui sentieri più facili, prosegue la nota. Seguite sempre la segnaletica convenzionale ed evitate varianti e scorciatoie. Qualora vi dovreste accorgere di non vedere più i segnali, non cercate di procedere oltre, ma riprendete a ritroso il percorso. Informatevi sempre sulla toponomastica dei luoghi dove intendete andare, dal nome delle località di partenza a quelle di arrivo, e condivideteli con i vostri compagni di viaggio, familiari e anche con i bambini. È sempre utile, soprattutto in caso di bisogno, che ognuno sappia dove si trova. I cellulari possono aiutare, ma non sempre c'è copertura ed è meglio risparmiare la batteria. I rifugi continuano ad essere chiusi e restano aperti solo i bivacchi come strutture di emergenza. Consigliamo di portare nel proprio zaino, assieme al kit di pronto soccorso, una mascherina in più e dei guanti, anche nel caso vi doveste trovare ad aiutare altre persone. Avvicinatevi con gradualità alla montagna e riabituate il vostro fisico a muoversi in ambiente. Conclude la nota: rispettate le direttive in materia Covid-19 previste a livello statale e regionale, in particolare a riguardo delle distanze e dei dispositivi di protezione individuale.